stanotte, mamma. Sparsi nel mondo calcistico affari ossa che spesso finiscono per invecchiare, prodotti di origine controllata che cullano il sogno rossoblù, coltivato nel vivaio fin da bambini. Sono giorni di attesa per tutti i calciatori in prestito con proprietà, non solo Acqua Fresca Astori o Missiroli. Ci sono anche Coco, Sao, Burrai e altri che hanno una ragione in più per sperare di tornare al Cagliari. È la ragione delle proprie radici, di un'appartenenza che infonde altre energie. Non è solo questione professionale, è anche la speranza di giocare per quella che ritengono la loro nazionale. Ieri è stato il giorno del ritorno di Vigorito, Verachi e Bodano. Rimangono ad aspettare Coco, Sao, Burrai, Cozza e Mancosu. Un esercito nuragico che in buona percentuale si è fatto onore in giro per l'Italia con il pensiero di tornare per indossare una pelle rossoblù. Scommesse, come lo sono stati tanti fallimenti di importazione. Scommesse che se vinci raddoppiano la passione e il legame. Disposti inizialmente a ricoprire ruoli di secondo piano per crescere, per giocarsi le proprie chance. Nuovi piccoli cossù da far maturare in un ambiente che sente sempre più il legame con la maglia, cosa rara del nostro calcio. Occasioni spesso concesse a figuranti che poi sono passati senza lasciare traccia, senza una goccia di passione. Una nazionale sarda che aspetta da D'Ametto a Carta, passando per Burrai e Mancosu e arrivare a Coco e Sao, giocatori di ritorno dalla diaspora per far nascere un nuovo stato sotto una bandiera cucita a forma di maglia.